molto gentile, aspettiamo fuori, prendiamo una bella boccata d'aria. Permettete? Piano, che se cadi ti fai male tu e rompi Non vi tutto. preoccupate, padrone, Sì, io le sì, sì. cose le so fare a dovere. Ecco, questa qua dove la metto? Vicino a quell'altra. Avete fatto proprio una bella pensata a riempire tutte queste bottiglie con l'acqua colorata. Almeno fanno figura. Certo, sono così belle. Sarebbe stato un peccato buttarle. Mia madre poi faceva lo stesso. Quando finivi il rosario, se la bottiglia era bella, lei la teneva e la riempiva di acqua colorata. Vieni, mettila vicino alle altre. A proposito, qui c'era il liquore all'anice e io ci ho messo dell'acqua fresca. Mettila qui, grazie. Ma senti, Nico, di tua moglie hai poi saputo niente? Ma com'è successo? E stavo andando a trovare un amico. Povero disgraziato. Ma quale povero disgraziato? Se se ne stava a casa sua non gli succedeva niente. Va bene. Mettiamo però che questo amico ti manda a chiamare. Tu non ci vai, resti a casa e resti a casa e ti cade in testa un trave e ti uccide. Questa è disgrazia. Se andavi dall'amico non ti succedeva. Ma andavo sotto al tram. Ma Ma ti va in testa il trave. andavo sotto al tram! Ma ti va in testa il trave. Vabbè, va bene, tanto tu non capisci. È inutile che parlo con te, eh? Ma io non è che ti do torto. Si sa che si cerca sempre di evitare i guai quanto più è possibile, ma a volte capitano fra capo e collo senza che tu possa farci Il niente. destino ce lo facciamo con le nostre mani. Io mi accontento di poco e sono felice. È possibile che ci deve stare per tutta la sua vita. Ci dovete stare per tutta la vita, donna Margherita. Per tutta la vita mia. E ci sto con piacere. Qua mi sono maritata e qua devo stare. Ci dovete stare. Ci dovete stare. Ma ci volete stare. Non vi piacerebbe vestire elegante, senza queste stoffe pesanti? Mettere un po' di ombretto blu sugli occhi, delle calze di seta. Me le ho portate da Napoli un paio di calze di seta. Devo vedere come vi stanno. Ve le metto io stesso. Mi pare che stiate esagerando. Avete ragione, non mi dovevo permettere. Però voglio vedere come state con un po' di rosso sulle labbra. Ve Che cos'è? lo dissi che ve lo portavo. A Napoli lo mettono tutte le signore per completare la toilette. Andiamo. Siete un pazzo! Andatevene! Ve ne dovete andare! Ma io non capisco. Sono arrivato fino a niente. Riccardo mi ha detto: andate via perché per come sto adesso ci andate di mezzo voi. Margherita, ma che piacere che mi hai dato! Sì, hai detto bene. Qui Don Riccardo non ci deve mettere più piede, altrimenti la gente che non si fa i fatti suoi dice le cose come non esistono. Ma Margherita, ma tu? Nella masseria. Che ci facevi mano nella mano con lui? Io sono una femmina onesta e se ti rispondo perdo di dignità, hai capito? Se n'è andato e ringrazia il cielo! Ma che ti prende? Che ti prende, Margherita? Uffa, quanto sei seccante!